Non sono mai stata a pigiama party. Ah, i pigiama party sono fantastici. A volte stiamo svegli tutta la notte a chiacchierare. E a truccarci a vicenda. E anche a farci le unghie. E a parlare di ragazzi. Non vi dimenticate di Monodraculopoli, però. Che cos'è Monodraculopoli? È il gioco che piace di più a Clio. Ci giochiamo tutte le volte che facciamo un pigiama party. Sai com'è? Finora ho sempre vinto io. 3, 4, 5. Carta degli imprevisti diabolici. Perdi 500 punti. Sei eliminata. Ah, sì? Che peccato. Andrò a chiudermi in bagno a piangere. Ha! Un troll di montagna ti rovina capelli e trucco prima della foto della scuola. Claudina è eliminata. Meglio che me ne vada di là prima di fare una scenata. Aspetta, hai ancora una carta. Puoi continuare a giocare. È vero. Ho una carta penalità doppia, quindi posso eliminare un altro concorrente insieme a me. E scelgo Frankie. Ah, no! Siamo rimaste soltanto noi due, Abby. Tocca a te. Purtroppo sei finita nel pozzo di fuoco e... Momento, prego. Ho carta in versione reale. Facciamo a cambio di posto. Adesso ci sei tu nel pozzo di fuoco. Cosa? Non è... Questo non è... Possiamo fare una breve pausa? È stata bella mossa, no? Ci piace giocare a Monodraculopoli. Ma Clio è super competitiva. L'unica soluzione è lasciarla vincere e basta. Che senso ha giocare se bisogna far vincere lei? Cavernicolo, intassa tuo computer e perdi un giro. Un mago maledice il tuo guardaroba. Arretri di 5 caselle. Miffa dei boschi, clona tuo cellulare e perdi 1000 punti. Finita, sei eliminata. Ho vinto. Oh, grande Ra! Finalmente! Un avversario degno di me! Continueremo a giocare tutta la notte! Ci sto! Sì! Che bello!